Roma, 15 aprile 2022. A Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Schillaci, Vescovo eletto di Nicosia, Lamezia Terme. Eccellenza, con la presente sono lieto di comunicarle che il Santo Padre Francesco l'ha nominata nuovo Vescovo di Nicosia. Il provvedimento sarà reso pubblico sabato 23 aprile prossimo alle ore 12. Nel porgerle i migliori auguri per il ministero pastorale che il Santo Padre le affida a servizio della Chiesa di Dio che è in Nicosia e ringraziandola per quanto operato in Lamezia Terme, volentieri le assicuro un particolare ricordo nella preghiera di questi momenti così significativi della sua vita e mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di distinto e fraterno ossequio. Devotissimo nel Signore, Emil Paul Schellig, nunzio apostolico in Italia. Tre anni fa, proprio come oggi, chi ricorda, era martedì dopo Pasqua. Tre anni fa ricevevo una chiamata da Roma che mi turbò, ho detto non riuscivo a capire che cosa, e andai, non andai il 23 perché Catania non è che è dietro l'angolo, per cui abbiamo organizzato, poi andai di fatto il 26. E tre anni fa, in un certo qual modo, ho avuto un po' di tempo per cercare di metabolizzare, chiamiamolo così, elaborare. Questa volta tutto questo non è stato possibile. E quindi potete capire che per me non è facile dire qualcosa da tanti punti di vista. Il mio cuore in questo momento è un po' un guazzabuglio. E però questo cuore, pur essendo un guazzabuglio, non cessa di essere credente. Tutti noi dobbiamo cercare di vivere anche questi momenti nella fede. La fede che poco fa abbiamo cantato pregando il Regina Cieli. La gioia per il mondo intero scaturisce da questo avvenimento centrale, fondamentale, essenziale per la nostra fede. Il Cristo risorto. Questa dimensione non può guidare, non può non guidare la nostra vita, non può non guidare, direi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre scelte. Siamo nell'ottava di Pasqua e tutti quanti ancora stiamo pregando con questa espressione: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. La prima a rallegrarsi è Maria, la madre di Gesù, la madre nostra. Ecco, a scanso di equivoci, poco fa qualcuno, anche venendo qui, mi diceva: ma non ho chiesto io, mi è stato chiesto. Io, tre anni,
allora ed oggi ho accolto questa chiamata che nella fede, dobbiamo pensare, viene dal Signore. È Lui, il Signore Gesù, che mi invita a seguirlo. Tu seguimi. La sequela del Signore è il fondamento. La Chiesa in uscita, di cui tanto parla Papa Francesco, ha questa fondamentale dimensione. L'essere discepoli del Signore, Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium dice discepoli missionari, scaturisce dall'essere attratti, dall'essere afferrati, afferrati da Cristo, è un'espressione paolina. Anche in questo caso mi sono lasciato interpellare. Mi sono lasciato interpellare pur in questo guazzabuglio. Mi sono lasciato interpellare anche in questi anni, poco meno di 3 anni, carissimi fratelli e sorelle, e anni duri, difficili, anni anche abbastanza strani per come si stanno succedendo. E ho cercato di fare del mio meglio, come ho saputo, come ho potuto. E certamente non posso dimenticare quello che è accaduto anche alla mia persona, i miei problemi di salute, e tuttavia, diciamo, grazie all'aiuto, al sostegno, all'incoraggiamento di tante persone, di tanti amici, ecco, ho cercato di portare avanti il lavoro, ho cercato di mettermi al servizio, ascoltando anzitutto il Signore, e per poi cercare di ascoltare ciascuno di voi, cari fratelli, dai presbiteri ai diaconi, a tutti i fedeli, ai religiosi, alle religiose, ai seminaristi. Si ascolta, è il tempo dell'ascolto. E certo, in questo momento la prima cosa che mi va di dire è di chiedervi scusa. Scusa per tutto quello che non ho saputo, non ho potuto darvi. E chiedo scusa eventualmente a qualcuno se ho arrecato offesa, ho fatto del male. La fallibilità è nel cuore di ogni creatura. Per cui vi chiedo perdono dei miei limiti, che sono tanti, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista morale e da un punto di vista spirituale. Poi mi sia consentito, vorrei in particolare esprimere la mia gratitudine che rimarrà scolpita nel cuore, nella mente, a tutti i lametini e a tutte le lametine. L'ho scritto nel messaggio che ho inviato poco fa al vescovo Salvatore, al vescovo di Nicosia,
proprio gli ho scritto queste cose. Ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere e apprezzare il cuore di una città viva, di una città ricca e di tante altre cittadine ricche di grandi potenzialità, che sono ricchezze umane, che sono ricchezze spirituali, che sono ricchezze evangeliche. Le ho toccate con mano e quindi ne sono convinto. Come sono convinto che proprio a partire da questa dimensione nessuno è inutile, nessuno si senta inutile. Qualcuno ha scritto che l'uomo è una passione, necessita una passione inutile. Non siamo soltanto bisogni umani, ma ciascuno di noi è desiderio, è pienezza, pienezza di vita, è originalità, è unicità. E questa dimensione imprescindibile è fondamentale per una nuova ripartenza, per cui si può ricominciare sempre. Ho incontrato e ho sperimentato in tanti lametini e in tante lametine un tesoro grande, per cui mi viene da dire quello che dice il salmista, Salmo 8. Che cos'è l'uomo, Signore? Perché tu te ne curi. Che cos'è l'uomo? Certo, il cuore è, l'uomo è mistero. Un filosofo siciliano, un filosofo di Giarre, che però, come tanti, purtroppo poi sono costretti ad andare fuori a insegnare, Michele Federico Sciacca diceva: quest'uomo, l'uomo, questo squilibrato. È un testo molto bello che, se avete tempo, potete andare a cercare. Un filosofo molto profondo, di matrice rosminiana, diceva: ma come dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri? Allontanando ogni genere di disprezzo e di separazione. Dio ci affida gli uni agli altri nel tempo che ci è dato di vivere in questo mondo. Quindi non pensiamo a liti, a contese, a rivendicazioni. Ecco, quello che stiamo vivendo in questo momento in una parte dell'Europa è veramente triste, come si riduce l'uomo, il cainismo, come lo chiama Papa Francesco, da pensare la distruzione dell'altro e non la promozione dell'altro è quanto di più disumano ci possa essere. Quindi è importante che già nel nostro cuore, a partire da noi stessi, facciamo cadere quelle che sono certi pregiudizi, certe barriere. Essere umani e far venire fuori l'umano dell'uomo. È proprio a partire da questo umano dell'uomo che si esprime fondamentalmente nella cura, no? Non dimentichiamo quell'immagine bellissima del samaritano che ebbe compassione, che si prende cura e addirittura poi dice all'albergatore: prenditi cura di lui. Che cosa significa un uomo che è capace di preoccuparsi dell'altro
fino a questo punto di promuovere questa cultura, questa mentalità della cura. E per questo allora mi sia consentito di dire grazie, grazie tante a tutti voi che vi siete presi cura di me. Io ho sentito forte la presenza di ciascuno di voi. Grazie. Voi mi permetterete, faccio solo qualche nome, ne vorrei fare tantissimi, ma io non posso non dire grazie al dottor Tonino Bava, alla signora Antonella Nicolazzo, alla signora Lia, che poi porta anche un nome di mia mamma, tra l'altro, ad Attilio, a Don Roberto prima, a Don Alessandro in questi ultimi anni, e poi in modo particolare permettetemi di dire grazie a un calabrese che lavora al Gemelli, che si chiama Gianluca Comerci, un figlio di questa terra che lavora lì, che è molto bravo, che è molto competente e professionale. Ecco, grazie lo vorrei dire anche agli uomini della comunicazione, a quelli che fanno comunicazione, che è a loro affidata. È un grande compito, una grande missione, che va saputa fare, però, carissimi fratelli, permettetemelo, che va saputa fare, perché non sempre nella comunicazione noi mettiamo avanti la persona, spesso passa più il pettegolezzo, il cortile, stiamo attenti a questo, perché le persone non sono degli oggetti, non sono delle cose, c'è una vita, c'è un'interiorità, c'è una storia che bisogna sapere sempre rispettare, e il calabrese ce l'ha questa capacità di vivere in questi termini. E ci vuole grande professionalità e grande sensibilità umana per la dignità della persona umana. Prima delle notizie c'è la persona, ci sono le persone. Questo ci viene, va bene, dal buon senso, ma per noi cristiani ci viene dal Vangelo, e Gesù ce lo insegna. Ci insegna che cosa significa, che tutto è al servizio dell'uomo, non l'uomo per la legge, ma la legge per l'uomo. Avvocato Mascaro poi mi corregge. Sindaco, scusi, ma pensando all'avvocato mi sono lasciato perdere la mano. Dico grazie in modo particolare a Saverio Amerigliotti e a Salvatore D'Elia. Grazie per il lavoro, come l'avete fatto, come lo sapete fare. Grazie di cuore. L'ho detto che vado così. Dico grazie molto alla Caritas, a tutti i volontari, a tutti gli operatori, a tutti coloro che in questi anni un po' difficili hanno lavorato proprio per mettere al centro i poveri non solo da un punto di vista materiale, i poveri anche da un punto di vista spirituale, da un punto di vista morale. Credo che abbiamo capito che i poveri non sono una categoria sociologica, ma una categoria teologica per noi. È un messaggio. Cristo, da ricco che era, si fece povero,
per arricchirci della sua povertà. È Paolo che parla, e queste parole possono veramente rimanere impresse nel nostro cuore. Dico grazie soprattutto a Don Fabio, che in questi anni ha lavorato in questo senso, e tutti i suoi collaboratori, a partire da Don Giacomo, Don Ubaldo e gli altri suoi collaboratori, le suore, ma anche tanti parroci che nel silenzio hanno lavorato. Vorrei ricordarne tanti per dire com'è ricca la nostra diocesi, com'è ricca di potenzialità la nostra Chiesa. E permettetemi un pensiero particolare, perché per me è stato, non lo so, uno dei momenti più belli che io abbia potuto vivere qui a Lamezia Terme. Un pensiero per i ragazzi delle nostre scuole, i ragazzi che ho incontrato, che ho avuto la fortuna di ascoltare. Quante belle potenzialità ci sono nei nostri ragazzi. Non pensiamole come frivoli, così inconsistenti. Guardate che c'è una ricchezza straordinaria. E quindi dico grazie ai dirigenti che ho avuto l'onore di conoscere, incontrare, la sensibilità, la loro sensibilità, la loro attenzione. Poi tutti gli insegnanti di religione, li ringrazio dal profondo del cuore per l'impegno e il servizio per il mondo della scuola. Non è mai abbastanza quello che facciamo per loro. Grazie a tutti i laici, preti e laici insieme. Una delle cose che il vicario mi perdonerà, anche i sacerdoti che non siamo riusciti ancora a mettere su, è un bel consiglio pastorale, no? E questo è uno dei, in prospettiva è fondamentale secondo me, perché dobbiamo imparare tutti quanti a saper lavorare insieme. E quindi dico grazie ai nostri gruppi, alle associazioni, ai movimenti, grazie di vero cuore. La Via Crucis del Venerdì Santo è stato un piccolo segno, ecco, di quelle ricchezze e potenzialità che ci sono nella nostra Chiesa. Grazie ai vescovi, ai nostri vescovi, a Monsignor Rimedio, che non sono riuscito a sentire poco fa, Monsignor Cantaforo invece ci siamo sentiti, e Monsignor Mario Milano. Permettetemi di ricordare questo lamentino, questa croce che porto, me l'ha regalata lui, e io ho avuto la fortuna a febbraio di incontrarlo, e mi ha fatto molto piacere conoscere un figlio di questa chiesa, che adesso si trova in Campania naturalmente, e quindi porto con me anche questo segno nel mio cuore. Ma dico grazie anche a tutti i vescovi calabresi della nostra Calabria, della nostra bella Calabria, delle nostre chiese di Calabria. Poi dico grazie a tutti i presbiteri. In primo luogo dico grazie al Vicario Generale per la sua collaborazione, per la sua vicinanza,
soprattutto ieri, non la dimenticherò mai. E tutti i collaboratori, voi mi scuserete se non faccio i nomi in maniera proprio precisa, puntuale, ma tutti i presbiteri, voi sapete, sono collaboratori del Vescovo. E poi, come abbiamo pregato giovedì santo, sono i servi premurosi del popolo, perché ogni prete non è prete per sé, è per il popolo, viene dal popolo ed è per il popolo. I diaconi, tutti i diaconi voglio ringraziare perché ci ricordano incessantemente questa dimensione fondamentale dell'essere Chiesa, la diaconia, il servizio. Come dicevo poco fa, potrei continuare ancora nel dire il mio grazie. C'è un cammino da proseguire. Nel cammino sinodale, Chiesa e Sinodo sono equivalenti. Dire Chiesa e dire Sinodo è la stessa cosa. Stiamo cominciando a capirlo. Dire Chiesa significa anzitutto dire comunione, partecipazione, missione. Tutto questo lo dobbiamo capire tutti quanti. È vero che io ritorno in Sicilia, ma anche lì bisogna capire che la Chiesa è questo: è comunione, partecipazione e missione. Tutti. La Chiesa universale deve sempre più entrare in questa visione. E permettetemi se mi esprimo così. Poco fa mi diceva, un episcopato così breve. Sì, ci sono episcopati che possono durare anche un po' di più, ma i vescovi vanno e vengono, ma il popolo di Dio resta. Voi siete la Chiesa di Lamezia Terme e questa è la realtà. Questa Chiesa, come dicevo, viva, ricche di risorse umane, spirituali ed evangeliche. Camminiamo insieme, camminate sempre insieme. Con tutte le difficoltà, con tutte le fragilità, ma camminate insieme, cercate di camminare sempre insieme. Vado a concludere dicendo, è adesso il nostro compito di pregare per il nuovo vescovo. Io ho già cominciato quando mi è arrivata sta notizia per il nuovo vescovo che non tarderà ad arrivare. Noi preghiamo perché sia un pastore capace di guidare la nostra Chiesa che è in Lamezia Terme. Noi sappiamo, il Signore è buono e grande nell'amore e non abbandona il suo popolo, un popolo che crede, che spera e che ama. La Vergine Maria, madre di Gesù, madre della Chiesa, madre della fiducia, madre della consolazione e della speranza, preghi per tutti noi. Chiediamo anche l'intercessione dei santi patroni Pietro,
e Paolo. Vi chiedo anche, per quanto è possibile, di pregare per me. Vi porto tutti nel mio cuore, tutti. Pregate per la Chiesa dove sono mandato. Servire come ho cercato di fare qui. Il Signore mi conceda di mettermi al servizio con umiltà, con coraggio, con rispetto, con passione, con creatività di quella porzione di popolo di Dio che il Signore ha voluto affidarmi. E ha voluto affidare alla mia povera persona, povera persona. Concludo con una citazione, proprio per cercare un po' di distaccarmi da questi sentimenti che provo in questo momento, e con San Paolo VI, il 30 giugno del 1974, diceva: non si concepisce un vescovo che non sia votato al servizio e all'amore del popolo di Dio in tutta la sua più larga accezione. Bellissima questa. Paolo VI era raffinatissimo, un grande papa. Il vescovo è un cuore dove tutta l'umanità trova accoglienza. Il mio cuore è un po' un guazzabuglio, però c'è accoglienza. E dice Paolo VI, povero cuore di vescovo, come farà ad assumere tanta ampiezza e come potrà esprimersi con tanta sapienza? No, povero. Felice piuttosto il cuore di un vescovo che è destinato a plasmarsi sul cuore di Cristo e a perpetuare nel mondo e nel tempo il prodigio della carità di Cristo. Sì, felice così. Pregate per me perché possa essere felice così, con questo cuore, con il cuore di Cristo, con il prodigio della carità di Cristo. Amen. Grazie. Di noi per tante cose, ma credo che oggi sia giusto che questa Chiesa vi dica grazie, non solo per quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che siete stati. Tante volte quello che facciamo a qualcuno può piacere, a qualche altro può non piacere, è umano, però difficilmente quando si è in un certo modo poi alla fine non si può non riconoscere che quella persona è questa. E voi in mezzo a noi siete stato davvero un pastore secondo il cuore di Gesù. Se io dovessi dire a nome di tutti che questo è un momento facile, direi una bugia, e le bugie non si dicono. È un momento doloroso, eccellenza. Lo è per voi, anzitutto perché, come Abramo, immagino, sentiate il vostro cuore dilaniato, no, da questa parola, la quale però dovete dare fiducia. Va verso dove io ti indicherò, no? Ed è giusto. È difficile anche per noi però, eccellenza. Quando vi abbiamo accolto 3 anni fa,
li abbiamo accolto come colui che è benedetto perché viene nel nome del Signore. E non c'è stato giorno in cui questa benedizione non l'abbiamo respirata. Lo dobbiamo dire con grande umiltà e semplicità. Sì, è vero, 3 anni avete ragione, non sono molti, però di buono c'è che Dio non ha la stessa misura nostra per misurare il tempo. Dio misura l'intensità delle cose. E ogni attimo può essere intenso, immenso, no? E credo che l'amore abbia un po' questa capacità di realizzare questo miracolo. Allora, la cosa bella è che ci siamo incontrati per un tempo che Dio ha voluto, e sa Lui, no? Perché accadono le cose. Quando Dio chiede, come spesso ripetete, davanti a certe cose, abbiamo necessità in questo momento come comunità diocesana di avere uno sguardo soprannaturale sulla storia, che ci libera dalla tentazione di immaginare, no, poi ci appartiene questa cosa, no? Ce lo diciamo tra di noi, dietrologie, no, perché la fede è molto più semplice ed è più di semplice, ed è beato chi sa stare nella storia con questo sguardo. Per cui questo apre il cuore alla gratitudine. Le nostre strade eccellenza si appartengono e si apparterranno per sempre, no? Da oggi abbiamo questo vincolo nuovo con questa Chiesa che non conosciamo, che però tramite la nostra persona sentiamo già come la nostra sorella, la Chiesa di Nicosia. E siamo certi, eccellenza, che lei arriverà lì continuando ad essere quello che è stato per noi e farà ancora meglio, farà ancora di più. Perché ha superato il rodaggio, no, noi siamo stati, credo, un buon rodaggio. Molto buono. Però servono le cose. E quindi, certo, avremo un momento, lo dico ufficialmente, no, poi per salutare il Vescovo a livello anche istituzionale, lo faremo. Adesso il Vescovo avrà un attimo il tempo di capire, no, un po' date, cose, ma vi sarà subito tutto comunicato. Così come anche giustamente il Vescovo, posso permettermi, eccellenza, ci diceva anche di pregare per il nuovo Vescovo. Vi chiedo una carità, ve lo chiedo. A noi preti soprattutto diamo l'esempio e poi agli altri. Non giochiamo al Toto Vescovo. Noi adesso dobbiamo pregare per il nuovo Vescovo. E basta. Quando ci sarà, senza problemi e senza... Oh no, scusate, ma sentivo di dirlo. No, perché così questo ci rende più Chiesa, no? E quindi eccellenza, davvero portateci nel cuore sapendo che voi indelebilmente resterete nel nostro cuore per la vostra mitezza, per la vostra capacità anche di saper riconoscere gli amori. Se un vicario generale potesse dire tutto ciò che invece deve custodire nel cuore, quante cose belle scoprirebbero di voi, tanti, no? Però sono certo che i semi di bene che avete seminato, e sono tanti, germoglieranno, e il profumo di primavera che noi come comunità sentiamo nell'aria, sono certo che è pronta per sbocciare, e questo sarà anche merito vostro, eccellenza, per essere stato strumento docile di Dio nelle sue mani. Benediteci con tutto il cuore, eccellenza, e noi benediciamo voi, perché insieme possiamo davvero continuare su questa strada bella, no? Che è quello dell'annuncio della gioia del Vangelo. Dovunque il Signore ci porterà, ma sempre uniti intorno a Lui, che è la nostra sorgente, la nostra forza, il motivo della nostra gioia e, perché no, anche il motivo che ci dà forza nel portare la croce. Auguri, eccellenza. Buon cammino, buona strada. E davvero... Fino a che non arriverà il nuovo vescovo, io sono qua, non me lo sto, non scappo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre
e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Amen.